Ci siamo rotti i polmoni, no allo smog. Con questo slogan Lega Ambiente ha protestato in maniera pacifica sotto il palazzo della prefettura di Avellino per chiedere interventi seri contro l'inquinamento, e poi è stato anche consegnato il dossier malaria al massimo rappresentante di governo Paola Spena. Qui erano presenti, oltre appunto i rappresentanti dell'ambiente, era presente anche il consigliere regionale Vincenzo Ciampi. Vediamo il servizio. Si conferma un triste primato per Avellino, ormai una vertenza storica quella dello smog e dell'inquinamento dell'aria. Bisogna affrontarla come una priorità politica, quindi mettendo in campo tutte le azioni necessarie. Il tema dello smog e della qualità dell'aria è un tema complesso e quindi dobbiamo parlare di industria, di produzioni, ma dobbiamo parlare anche di riscaldamento delle abitazioni, di mobilità, di traffico, di agricoltura. Per farlo c'è bisogno di un confronto ed è per questo che oggi chiederemo ancora una volta al prefetto di sollecitare un tavolo cittadino per provare a risolvere una volta e per sempre questo problema, che, ripeto, è un problema complesso. C'è bisogno di politiche territoriali ma anche di politiche regionali. È sotto VAS l'aggiornamento del piano sulla qualità dell'aria in Regione Campania. Abbiamo depositato delle osservazioni proprio ieri. Ancora una volta un piano poco ambizioso. Oggi ci sono degli obiettivi europei, degli obiettivi che ci racconta l'OMS e noi siamo ben lontani da perseguirli. Il problema della qualità dell'aria viene affrontato con troppa lentezza da Avellino in Campania ma in Italia, perché lo diciamo spesso e lo diciamo nelle nostre azioni di educazione ambientale, l'aria non si vede, i rifiuti ad esempio si vedono e quindi è più facile immaginarlo come priorità. L'aria non la vediamo e pensiamo che sia un problema secondario, invece fa tantissimi morti lo vedrete nei dati che presenteremo oggi nel dossier malaria. Ci sono dati importanti. Non ci sono specifiche sulla città di Avellino perché chiaramente capite che è difficile accertare proprio le morti, però ci sono riferimenti al quadro italiani e campani per le OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e vedrete che le vittime si avvicinano a quelle per il Covid, ma chiaramente non c'è la stessa attenzione, e noi da anni chiediamo un'attenzione veramente puntuale sul problema della qualità dell'aria, che è un problema di Avellino ma è un problema di Benevento, è un problema di Napoli città, e quindi del Nolano, non dimentichiamo, c'è bisogno davvero di affrontarlo ora, adesso, senza più rimandare al domani a politiche anche semplici. Stiamo parlando di verde urbano, che ancora per esempio viene considerato come l'arredo urbano. Il verde urbano c'ha una funzionalità che è quella appunto che è legata al tema della qualità dell'aria, ma è anche legata al tema dei cambiamenti climatici, della resilienza urbana. Potrei dire tantissime cose, ma alcune sono semplici e c'è bisogno della volontà politica per farlo. Consigliere Ciampi, Avellino è una città tra le città più inquinate d'Italia, si chiede l'intervento dell'amministrazione comunale da parte di Lega Ambiente. Sì, praticamente questo problema dello smog, dell'inquinamento da PM10, per onestà intellettuale devo dire che è un problema che attanaglia tutta l'Italia. Noi abbiamo il triste primato di essere la città più inquinata del centro-sud e il quinto-sesto posto a livello nazionale. La cosa è molto grave e molto preoccupante, perché certamente non si può mettere sullo stesso piano una metropoli come Milano o Torino e una piccola città di capoluogo come Avellino. Quindi il problema è serio, è un problema che viene sottovalutato erroneamente, perché di inquinamento da PM10 si muore, le morti sono in aumento. Siamo in un periodo di pandemia, un virus che colpisce proprio l'apparato respiratorio, e l'inquinamento da PM10 è una cosa che non aiuta. È chiaro che su questo argomento ci vuole una collaborazione totale da parte delle amministrazioni locali e delle amministrazioni anche regionali e nazionali. Noto la difficoltà di amministratori di paesi contigui che non riescono neanche a sedersi in maniera proficua intorno ad un tavolo per mettere in essere delle azioni efficaci. Per quanto mi riguarda, io sono molto sensibile
a queste tematiche, nel mio ruolo di consigliere regionale sarò sempre in prima fila a dare un contributo per risolvere questo problema, per sedersi intorno a un tavolo e mettere in essere delle azioni concrete. Io anche da ex sindaco mi sono imbattuto in questa tematica, e una delle cose che mi lasciava, diciamo, un po' perplesso è che non c'è, a mio avviso, un monitoraggio serio. Penso che due centraline, a volte funzionanti, a volte non funzionanti, per una città capoluogo, non siano il massimo. Quindi anche questa attività di monitoraggio è fondamentale, perché se non si conosce il problema non si riesce ad individuare la causa e quindi non si riesce a porre in essere un'azione risolutiva del problema.